Cerotti. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, insieme a Coco, oggi Bim giocherà. Per favore, altro scotch, Flop. Ecco, tieni. Scotch. Scotch appiccicoso. Altro, per favore. Sì. Charlie, non si fa. Coco, stai bene? Oh, mi sono tagliato un dito. Oh, sangue. Oh, povera Coco, è una ferita da carta. Fa male. Sì, ma tranquilla, Coco. Adesso la medichiamo. Mi serve un cerotto. Tieni fermo il dito, vado a prenderti un cerotto. Povera Coco. Dimmi, Coco, quale cerotto ti piace di più? Quello viola, per favore. Io posso avere quello arancione? Beh. No, Bing. Puoi avere un cerotto solo se ti sei davvero fatto male come me. Credo che Coco abbia ragione. I cerotti vanno usati solo se servono davvero. Ecco, come va adesso? Beh, mi fa ancora male. Però adesso va già un pochino meglio. Ti ringrazio, Flop. Povera Coco. Adesso non posso più finire il mio lavoro. Devo far riposare il dito. Oh, sarò l'infermiere Bing. Ottima idea. Guarda, Charlie. Fai presto, ho bisogno di te, infermiere Bing. Ora, dimmi dove ti fa male. Qui. Ah, tu sei davvero coraggioso. Lo so. Oh, Charlie. Shh, stai zitto, devo sentire. È il momento di usare il termometro. Ai, Bing! Scusa. Oh, sta attento al dito di Coco, Bing. Ok. Sono le 4 in punto. Ma dai, quella è l'ora, Bing! No, Charlie! Con quello si colpiscono le ginocchia. Tieni. Ora, di Boeing. 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 Bene, adesso stai molto meglio. Ora tocca a me fare l'infermiera e tu farai il paziente. Oh, ok. Stenditi lì, perché sei molto malato. Posso avere un cerotto? No, Bing, puoi avere un cerotto soltanto se ne hai davvero bisogno. Oh, non si mette in bocca, Charlie! Andiamo a cercare qualcosa che puoi mangiare, d'accordo? Andiamo! Ora, dimmi dove ti fa male. Il braccio! Mi fa tanto, tanto male! Ora posso avere un cerotto? Caspiterina! Sembri davvero molto malato, Bing! Ora posso avere un cerotto? Ora, mettiamo il termometro. Oh no, ma hai 40 di febbre, Bing! Adesso ho davvero, davvero bisogno di un cerotto, ti prego! Ok. No, mi spiace, qui dentro non ci sono cerotti. Possiamo farne uno. Possiamo usare il nostro adesivo. Ok, Bing. Ecco. Ora ho un cerotto anch'io! Bing, veramente non ho detto che stavi meglio. Guarda, Flop! Sì? Adesso ho un cerotto anche io. L'abbiamo fatto. È di nastro adesivo. Lo vedo. Però mi fa un po' il solletico. Certo, perché quello non è un vero cerotto come il mio. Va tutto bene, Bing? Beh, non mi piace, Flop. Mi pizzica il braccio. Me lo potresti togliere? Ci posso provare. Ai! Oh, scusa, Bing. Le cose appiccicose possono far male quando si tolgono. Lo faccio io, sono un'infermiera. No, voglio farlo da solo. Ok. Sicuro, Bing? Posso aiutarti? No, lo faccio da solo. Ai! Non riesco a staccarlo dal braccio. Beh, forse puoi staccare il braccio dal cerotto. E come? Prima dobbiamo allenarci un po'. Metti sulle braccia come un uccello. Poi sbattile giù.
Bene, su e giù. Così, su, su, giù, giù, su, su, giù, giù. Questa volta io terrò fermo il cerotto. Su, su e di colpo giù. Giù. Mm-hmm. Ce l'ho fatta! Oh, fammi vedere! Però mi fa un po' male, Flop. So cosa fare in questi casi. Ho imparato a farlo a scuola. Tieni, questo ti farà stare meglio. Stai bene? Sì! Ti ringrazio, Coco. Molto bravo, piccolo Bing. Sei stato davvero coraggioso. E molto brava anche tu, infermiera Coco. Grazie, Flop. Sono una forza come infermiera. Coco si è tagliata un dito. Così Flop le ha messo un cerotto e lei si è sentita meglio. Anche io volevo un cerotto. Così ne abbiamo fatto uno col nastro adesivo. Ma mi pizzicava tutto. E non riuscivo a levarmelo. Perché mi faceva male. Così Flop mi ha aiutato a toglierlo, facendo un uccello svolazzante. Su, giù, su, giù. E ce l'ho fatta! E adesso mi sento molto meglio. I cerotti sono una cosa da Bing. Ma soltanto se ne hai davvero bisogno. Il gelato. Proprio dietro l'angolo nella nostra città, oggi Bing forse un gelato mangerà. Ciao, Arlo! Oh, Arlo a caldo! Si è trovato un bel posticino all'ombra. È bello stare lì sotto. Flop, è Gilly! Prendiamo un gelato, Flop, per favore! Perché no? Ma non capisco dove sia. Oh, eccola laggiù! Ah, andiamo allora! Ciao, Popsy! Sbrigati, Flop, dai! Oh no, è diventato rosso. Non essere impaziente, il verde tornerà presto. Forza, luce verde! Dobbiamo attraversare, vogliamo il nostro gelato. A che gusto lo vorresti, Bing? Gusto carota. E tu che cosa prendi, Flop? Io vorrei uno spiedino di frutta oggi. Oh, un grande spiedino con il cioccolato sopra? Sì. Buono. In effetti. Oh. Andiamo, forza! Vai, 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 vai! Dov'è Gilly? Sentiamo un po'. No, non riesco a sentirla. Laggiù! È laggiù! Svelto! Ok. Dai! Prendiamo un gelato! Oh, eccola laggiù! Oh, oh no! Guarda! Scusate, sto verniciando il ponte, quindi dovete passare di là. Vogliamo prendere un gelato e Gilly è proprio qua, ma se ne sta andando. Ah, ho capito. Allora potete passare, vi apro. Grazie. Di niente. Grazie. Oh, sta andando via. Non preoccuparti, Bing, non è grave, possiamo raggiungerla. Ok, andiamo, Flop. Grazie. Prego. Gilly, aspettaci. Ed ecco qua, sentirete quanto è buono. Gilly! 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 Oh no! Chi ci sta chiamando, Popsy? Gilly! Oh, ho capito! I nostri ultimi due clienti. Ciao, Bing. Ciao, Gilly. Ciao, Gilly. E ciao, Flop. Ce l'avete fatta a raggiungermi? Ciao, Popsy. Ti abbiamo inseguita nel parco e sopra il ponte. Abbiamo corso tanto. Allora sarai molto accaldato, però sei nel posto giusto per prendere qualcosa di fresco. Cosa vorresti? Posso avere un gelato alla carota con sopra il cioccolato, per favore? Oh. Ovviamente, ma prima devi dirmi una cosa molto importante. Lo preferisci nella coppetta? O in un cono? In un cono, con le orecchie. Ok, allora.
Un po' di cioccolato. Ed ecco qua, un gelato alla carota con sopra il cioccolato in un cono con le orecchie. Grazie. Yum. Ora, tu cosa vuoi, Flop? Uno dei tuoi squisiti spiedini di frutta, per favore. Con sopra il cioccolato, Flop. Oh, sì. Bene, uno spiedino di frutta con sopra il cioccolato. In arrivo! Ecco qua. Oh, fantastico. Grazie, Gilly. Di niente. Bene, Popsy, abbiamo finito. Ci vediamo presto. Sicuro. Grazie, Gilly. Ciao, ciao. Ciao, ciao, Popsy. Ciao, Bill. Ciao. Ciao, Flo. Ciao, ciao, Popsy. Oh, Bing. Oh, il mio gelato. Oh, no. Puoi raccoglierlo, Flop? Oh, non posso, Bing. È tutto sporco di terra ora. Guarda. Oh, mi dispiace. Ora Gilly se n'è andata e io volevo tanto il mio gelato. Era così appetitoso. E ora è tutto sporco. Andiamo. Bing, puoi tenermi questo, per favore? Gocciola tutto, Flop. Oh, dovresti leccarlo allora. Non ho più il mio gelato e Gilly se n'è andata e non ho più niente. Beh, hai ancora il tuo cono e anche uno squisito spiedino di frutta. Ma questo è tuo, Flop. Ti va di mangiarlo con me, Bing? Quale pezzo preferisci? Mi piacerebbe la banana. Ok, ecco. Un po' di banana. Banana. Che ne dici di un po' di melone? È buono? Molto. Grazie, Flop. Mi dai l'ananas? Mi piace molto. Certo, tieni. È proprio un bel cono di frutta adesso. Buono. Buono. Ho visto Gilly e allora ci siamo messi a correre e siamo arrivati da lei appena in tempo. Ma poi il mio gelato è caduto e si è tutto riempito di terra e io ero triste. Non ho potuto mangiare il gelato, ma per fortuna Flop mi ha fatto un cono di frutta ed era buonissimo. Far cadere il gelato è una cosa da Bing. Io adoro i coni di frutta. Thank you.